Accomodatevi. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Accomodatevi, grazie. Il pezzettino che ho scelto per darvi il benvenuto, darvi il benvenuto. Voi non mi avete detto di accomodarvi, ma potete farlo. Adesso non lo so come siete messi a casa, divano, cosa o tavolo della cucina, ma benvenuti lo stesso. E il pezzettino, dicevo, che ho scelto per darvi il benvenuto stamattina è un pezzettino in un libro meraviglioso, che è il libro scritto da un profetone, che si chiama Isaia, e che al capitolo, diciamo, 40, 41 e avanti così, paragona un po', diciamo, chi può dire di essere amico di Dio e chi no, no? E parla un po' a tutti questi due gruppi e dice alcune cose. E in particolare alla fine del 40, inizio 41, diciamo, si concentra sulla paura, sulle paure, sui timori che spesso ha chi vive la propria vita da solo, senza una speranza, senza un aiuto, senza un sostegno. E così fa un po' l'elenco di queste paure e ha delle immagini molto belle. Se volete sapere quali, andate pure a leggervi i due capitoli, ma molto vive, quasi un po' da cartone animato o da film di avventure, ok? Veramente queste immagini da effetti speciali, molto molto belle. E va avanti, e a un certo punto, verso metà del capitolo 41, più o meno, anzi forse un po' prima della metà, c'è uno di quei famosi ma, di tanto in tanto nella Bibbia uno scorre il racconto e trova un ma. Si capisce subito che da lì in avanti le cose sono diverse. E infatti da qui in avanti le cose sono diverse, e dice: ma tu, Israele mio servo, Giacobbe che ho scelto, la discendenza di Abramo, amico mio, ok? Qui cambia completamente marcia, ma il meglio me lo tengo per la fine. Qui dico che cambia marcia, va avanti e dice: ti ho scelto, non ti ho rimandato, tu non temere, perché io sono con te, non ti smarrire. Io sono il tuo Dio, ti fortifico, ti soccorro, ti sostengo con la destra della mia giustizia. Ecco, tutti quelli che si sono infiammati contro di te verranno svergognati e confusi, i tuoi avversari saranno ridotti a nulla e periranno, tu li cercherai e non li troverai più. Certamente, diciamo, l'analisi di questo testo non dovrebbe prescindere dal contesto storico in cui ci troviamo, ma non è questo il compito di questo testo, che questo testo è chiamato a svolgere stamattina. Stamattina è chiamato a svolgere il compito di darci il benvenuto al nostro incontro di lode e adorazione. E il nostro incontro di lode e adorazione si rivolge a un Dio che ha mandato Gesù, ha organizzato la salvezza per noi e ci dice: stai tranquillo, non ti spaventare. Io lo so che passi anche per dei momenti duri, so che hai dei problemi, so che hai delle discussioni, so che hai della gente che ti prende in giro, che ti dà fastidio, lo so, dice Dio, ti dico, se ti senti un po' così abbandonato, non lo essere, perché verrà il giorno in cui tu li cercherai e non li troverai più. Ti chiederai: dove sono andati a finire? E non li troverai più. Tieni duro, dice Dio in questo versetto di Isaia, tieni duro, amico mio, quello che ho scelto, tieni duro. E concludo con una cosa meravigliosa, per me commovente, poi fate voi, ok? Va avanti e dice:
quelli che litigavano, non temere, io ti aiuto. E al versetto 14 dice questa cosa meravigliosa: non temere, o Giacobbe vermiciattolo. Io alle volte, io non mi dico vermiciattolo perché non è una parola che uso, ma io alle volte mi dico poveretto, a me. Quando la gente mi dice, ma che bello, che non so. E io, se è uno con cui ho veramente confidenza, lo dico anche ad alta voce, ma nella mia mente mi dico, ma quale bello, bravo, ma quale. Io sono un poveretto. Sono un poveretto che faccio quello che posso. E ho davanti a me tutto quello che ho sbagliato, tutto quello che non so fare. Questo è un discorso che io con me, tra me e me, faccio spesso. E a volte anche ad alta voce, se chi mi ascolta è qualcuno di cui posso veramente fidare. Sono un poveretto. E qua Isaia usa vermiciattolo, che è la stessa roba. Sei un vermiciattolo, sei un poveretto. È così. Ma non c'entra niente. Non c'entra niente perché io ti amo, ti aiuto, so quello che stai passando, ne faccio parte, ti voglio sostenere. E questo è il Dio a cui stamattina possiamo dedicare qualche minuto, quello che sarà, del nostro tempo per lodarlo e ringraziarlo. Punto. Un paio di comunicazioni di servizio. Potete per favore controllare dove spento i cellulari? Con questa telecamera ci segniamo chi non sta guardando in tasca e nella borsa. Se chi non lo guarda suona, nascosto nei neon c'è uno sprinkler, c'è una fontanella che spruzza acqua santa, grazie, grazie. Unita ovviamente, la elettricità là sotto, le seggiole sono collegate. Sono esenti chiunque di voi sia cardiochirurgo, pilota di aerolinee, almeno generale, militare in su, ammiraglio, voi no, tutti gli altri, ok? Un'altra piccolissima cosetta, ma proprio una sciocchezza da prendere con la poca serietà che volutamente coinvolge queste piccole note tecniche, diciamo. Non è obbligatorio alzarsi all'inizio di un canto e sedersi subito dopo, non è obbligatorio. Se avete la possibilità fisica di stare anche un po' in piedi, di lodare insieme a noi, di essere più liberi di muovervi, di battere le mani, non esitate a stare in piedi. Il biglietto costa uguale, ok? Quindi non è necessario, appena si perde nell'aria l'ultimo accordo, sedersi di colpo, le seggiole non ve le ruba nessuno, state tranquilli e fate come vi sentite. Grazie. Prego. Buongiorno a tutti. Non sentitevi troppo minacciati da quello che è stato appena detto? Anzi, sentitevi rilassati. Come ogni domenica abbiamo la possibilità di stare tutti insieme ed è una cosa che da qualche anno a questa parte abbiamo riscoperto e abbiamo scoperto essere anche più importante di quello che pensavamo prima. Ed è tanto bello stare tutti insieme. E quindi sentitevi liberi. Siete liberi di alzarvi, di sgranchirvi, di cantare, di alzare la voce, perché Dio ci ascolta e noi siamo qui perché Dio è entrato nella nostra vita e ci ha scosso, ci ha dato una bella svegliata ed è bello ricordarcelo ed è bello ringraziarlo per questo. Thank you.
trovassi nella tempesta, alcun male io non temerei, perché Gesù vive dentro me ed è Lui che mi guida. Da capo. Se mi trovassi nella tempesta, alcun male io non temerei, perché Gesù vive dentro me ed è Lui che mi guida. La mia casa fondata sulla roccia e mai potrà essere smossa, perché la roccia è Cristo Gesù, il Re, il Signore dei Signori. E allora di chi? Gesù vive dentro me ed è Lui che mi guida. La mia casa è fondata sulla roccia e mai potrà essere smossa, perché la roccia il Signore si occupa di noi, lo sappiamo, il Signore si ha cura di noi in tutte le situazioni in cui viviamo e ci chiede solamente una cosa: quando abbiamo timore, quando non ci sentiamo più, diciamo, la terra sotto i piedi, semplicemente andare a Lui confidando completamente in Lui.
quando ho timori io confido in te, anche se sono debole, la mia forza è nel Signore. Conoscere quel che Isaia ha da dirci, perché ci ha detto, Isaia è un uomo, costretto di Dio, prima ancora che Gesù nascesse. Ma questa mattina è proprio un regalo, questo che ci hai dato, Signore, perché tu hai scelto Israele, tu sei a Giacobbe, dovremmo scegliere. Oggi, Signore, mi viene in mente. Allora posso scegliere che cosa vuole da noi, Signore. Quello che ha ai tempi di Gesù. E mi ricordo, sentendo queste parole, questo verbo, quando un po', c'erano due donne, due sorelle, Marta e Maria, o Maria Marta, che è al capitolo 10 di Luca.
Lo voglio leggere perché veramente è scegliere quel che è veramente buono. E dice così: ora mentre essi erano in cammino, avevano che avvenne che egli entrò nei lunghi ladri e una certa donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Ora ella aveva una sorella, si chiamava Maria, la quale si ripose a sedere ai piedi di Gesù e ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle molte faccende, si avvicinò e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciato sola a servire? Allora, dille dunque che mi aiuti. Ma Gesù rispondendo gli disse, pensando che Marta avesse ragione: tanto il Signore Gesù gli ordinerà a Maria che mi deve aiutare, pensando di vincerla. Ho ragione io, invece no. Ma Gesù rispondeva e disse: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose, ma una sola cosa è necessaria, Marta. E Maria ha scelto la parte migliore che non gli sarà tolta. Ha scelto la parte migliore. Vabbè, signora, questo scegliere, noi pensiamo di scegliere bene. Oh, noi facciamo, noi ci diamo da fare, però la voglia, ma non è quello che il Signore vuole da noi. Si sceglie di adorare il Signore, ringraziarlo, lodarlo, amarlo ai suoi piedi e ascoltare la sua parola. È più grande di quello che si fa nella nostra vita, perché un giorno ci ritroveremo là con il Signore. Però cosa dire, Signore? Io ho scelto te, Signore, tu hai scelto me. Ho scelto quello che tu mi hai detto, Signore. E ti dico grazie che tu hai scelto me, Signore. Questa mattina hai scelto ogni cosa, Signore, della mia vita. Ogni cosa, Signore. Il passato non esiste più. Ci hai trasformato. Ci hai modellato. Abbiamo cambiato la nostra vita, il nostro pensiero, il nostro modo di fare. Perché, Signore, tu mi hai scelto. E vogliamo oggi continuare a servirti con amore, adorando e lodando. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Ti ringraziamo per averci accolto alla tua presenza anche stamattina. Noi, vermiciattoli fra i vermiciattoli, ed io, Signore, vermiciattolo fra i vermiciattoli, io l'ho sempre saputo di essere così, oh Signore, un vermiciattolo degno sono di essere calpestato, Signore, ma tu hai avuto pietà di noi e non ci hai considerati come vermiciattoli, ciò che è la tua grande bontà, Signore, un vermiciattolo che viene innalzato alla gloria della tua maestà, di parte, Signore. Grazie. Chi potrebbe dire una cosa del genere? Signore, tranne coloro che sono stati riscattati dal sangue di Gesù, il tuo figliolo che ha pagato per i loro peccati. Grazie e ha fatto sì che da un vermiciattolo sorgesse un tuo figliolo, Signore. Come mai ringraziarti, Signore, mio Dio? Non lo potrò mai. Signore, aiutami ad avere fede in te, ad ascoltare la tua parola e a eseguirla, a metterla ad effetto, perché io non voglio essere più un vermiciattolo, ma un tuo figliolo eletto, non per me, Signore, per i miei meriti, ma soltanto per la tua casa. Grazie, Signore, ti benedico e ti glorifico. Ciascuno di noi che è qui dica, Signore, ti benediciamo e glorifichiamo il tuo santo nome. Amen. Amen. In questi giorni mi è capitato di pensare, domandarmi, autodomandarmi, quali sono i motivi che mi fanno svegliare la mattina, le motivazioni per cui mi sveglio la mattina. E me ne vengono in mente tanti. Mi viene in mente, devo andare a lavorare. Devo. Mi è venuto in mente che un motivo può essere che qualcuno può aver bisogno di me.
un altro bel motivo che ho trovato è che qualcuno mi ama. E famiglia, amici. Ma facendo un elenco che era non era cortissimo, un pochino lungo lo era, ho pensato certo che però se io non ho la forza di farlo, tutti questi motivi non sono abbastanza per me, non sono sufficienti. Se io non credo in me, non credo che posso essere utile, non credo che posso essere amata e non credo di essere neanche brava sul lavoro, è inutile che mi alzo la mattina. Un bel motivo è alzarsi perché Dio mi ha amato, Dio mi ama e mi ama per come sono e non solo, Dio crede in me. Dio mi ha creato, mi ha scelto e mi ha dato tutte quelle qualità per cui io oggi posso dire che sono importante, sono importante, sono importante per chi mi ama, per chi mi circonda e sono anche utile a chi mi circonda. E Dio è quella forza, quella roccia che ci può sostenere quando siamo giù, ma anche quando non siamo giù. È quella forza che ci può dare la carica, anche solo quando siamo stanchi, anche quando ci sembra che una cosa non ci venga proprio bene, anche quando sto bene, sono brava, non ho niente che non va, però comunque la mia forza sta nel Signore, nell'amore che Dio mi ha dato e nel fatto che mi ha creato centimetro per centimetro. Io sono oggi come sono perché Dio ha pensato a me nei minimi dettagli. Il Signore, oh anima mia, adora il nome suo, canta come non hai fatto mai, il tuo nome adorerò, è un nuovo di sorgendo il sole, è tempo di cantare.
proprio quello che è stato il l'inizio di questo splendido percorso col Signore. Cosa eravamo prima? Cosa è stato quando Lui è venuto per proprio riscattarci, chiamarci per nome, separarci, prenderci proprio uno per uno? Cosa vuol dire vivere una vita col Signore al proprio fianco? Vivere nella sua gloria, vivere nella sua saggezza, affidarsi completamente a Lui? E cosa ne sarà di noi una volta che saremo davanti al suo cospetto, davanti veramente alla gloria di Dio, tangibile, quel calore che sentiremo sul nostro volto, me lo immagino un po' così, no? Mi invito veramente a leggere un attimo le parole della, quantomeno del primo, della prima strofa. Senza luce né speranza, solo tenebre su noi, fino a quando dal cielo con pietà sei sceso qui. A conferma di quello che è stato scritto, la parola scesa in terra dalla gloria del tuo trono, Signore, a una culla qui tra noi. Lode e onore diamo a te, che sei Padre, Figlio e Spirito, un Dio di gloria, maestà, lode eterna sempre ai Re del Re. Sei venuto per riconciliare l'uomo, per rivelare il tuo regno, redimere il creato e accettare la croce come simbolo veramente di sofferenza. E anche in quella sofferenza già vedevi il frutto che portavi, Signore, a noi, e ci portavi alla salvezza per la morte tua, Gesù. Lode e onore. Il terzo giorno poi tutto il cielo risuonò. Quel mattino sei risorto tu, l'agnello vincitore. Le tombe poi si aprirono e gli angeli adoravano, perché da quel giorno in poi il cielo è aperto a tutti noi che crediamo veramente che il Signore sia il nostro Dio. E la Chiesa si mostrò, lo Spirito soffiò, il Vangelo, verità, non fallirà e non cambierà nel tempo. Sono passati 2000 anni, ma il messaggio di Dio è sempre lo stesso. Per il tuo sangue e il tuo nome ci sarà una vera libertà per noi, e per l'amore di Gesù, attraverso l'amore di Gesù che hai risuscitato singolarmente ognuno di noi e ci ha portato veramente alla vita, Signore. Senza luce né speranza, solo tenebre su noi, fino a che dal cielo tu con pietà sei sceso qui. A conferma degli scritti, la parola scesa in terra, della gloria del suo trono, una culla qui tra noi. Lode e onore diamo a te.
Fretta di sostituire la mia voce a questa bellissima melodia che ci godiamo ancora un attimo così mentre su. Qualche domenica fa è stata una domenica in cui hanno organizzato, diciamo, il culto, la funzione, come vogliamo chiamarla, e le persone che si occupano dei bambini, per cui insegnano loro, li seguono, eccetera, eccetera, e ovviamente i bambini stessi hanno fatto un loro progetto, presentato, letto, tutti seduti qua. Molto carino. E tra le tante cose che ho sentito dire quella domenica, ne ho sentito dire, erano tutte molto carine e almeno molto interessanti. Un paio mi hanno veramente abbastanza fulminato, diciamo, e come succede a volte a chi ha l'impegno e l'onore di doversi trovare dietro un pulpito, ho sentito arrivare la predica. E mi sono messo dietro, ho smanettato sul cellulare, ho preso appunti, spero che non abbiate creduto che ero su Google o su Amazon,
perché in realtà stavo prendendo appunti come faccio spesso e il cellulare è il posto migliore in cui prenderli. Mi sono preso qualche appunto perché ho detto, quando mi chiederanno di nuovo di predicare, qualcosina su questo argomento vorrei dire. Da qualche parte nel Nuovo Testamento, cioè nella seconda parte della Bibbia, abbastanza avanti, in mezzo alle lettere che ha scritto San Paolo, da quelle parti lì, diciamo, un po' più avanti, c'è questo testo di questa persona che si chiamava Giacomo, un piccolo testo con pochi capitoli. Giacomo evidentemente aveva diverse cose da dire, era uno molto pratico, come alle volte Paolo disegna dei castelli molto complicati, in cui, ecco, Giacomo è uno che aveva delle cose da dire, ci teneva a dirle e le dice in un modo molto franco, molto tranquillo e molto pratico. E qua per esempio comincia e dice: fratelli miei, non pensavo che sarebbe venuto così piccolo, mi dispiace, ve lo leggo, sul mio computer era gigantesco. Fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, che è una frase che vuol dire prendetela bassa, abbassate la cresta, ok? Prendetela bassa, abbassate la cresta. Non siate in molti a fare da maestri, non vi affrettate a insegnare, sapendo che chi fa da maestro, diciamo, sarà giudicato più severamente degli altri, perché chi insegna porta su di sé anche il peso di quello che lui, lei stessa insegna, ok? Per cui, cari fratelli, prendetela bassa, perché manchiamo tutti in molte cose. Ok? Quando cominci stai per aprire bocca a insegnare, prima di tutto ricordati che tu per primo in molte cose non sei assolutamente esemplare. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, fantastico, ok? Bellissimo, effettivamente è piuttosto vero, ok? Capace di tenere freno anche tutto il corpo. Se uno è capace di controllare le parole che gli escono dalla bocca, vuol dire che è anche capace di gestire tutto il suo corpo. Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci obbediscano, noi possiamo guidare anche tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi, siano spinte da venti impetuosi o da grossi motori o da quello che volete voi, sono guidate da un piccolo timone, ognuno o dovunque vuole il timoniere. Così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Questo è quello che mi sembra Simone aveva citato, questo versetto è quello che mi ha acceso il ragionamento. Guarda un po', la nave com'è grande, il timone com'è piccolo, ci metti i venti, ci metti i motori, ci metti quello che vuoi, ma alla fine, nella maggioranza dei casi, la nave va dove vuole il timone, cioè dove vuole il timoniere, basta poco per decidere dove vanno le cose. È ovvio che qui, è ovvio, scritto lì, Giacomo sta parlando della lingua, cioè guarda qua una robettina così, e poi alla fine è quella che comanda, perché dici mezza parola in più, mezza parola in meno, e tutto va o a catafascio, o bene, o sì o no, un sacco di roba, 100 kg, 50 anni, la lingua, tic, no? Per cui ecco perché dice, come controllo il timone, controllo la lingua, e questo è quello che dice, sì, dice Giacomo, no? E magari sei uno che fa tante cose particolari, bravo, bene, riuscissi anche a controllare la lingua, allora saresti perfetto. Peccato, non lo sei. Ed è quello che dice Giacomo. Non funziona. Allora me lo girate voi. Non intendevo così tanto girare. Un po' meno. Riproviamo? Eccolo qua. Fotografia subacquea, vedete un po' di sporco, un po' di cirripedi, quelle cose lì, vedete la, diciamo, una specie di deriva finale, questa è la nave, okay? Questa è la chiglia del traghetto che prendete d'estate per andare in Sardegna, non lo so. Sotto c'è questa roba qui che protegge anche un po' l'elica, questa è l'elica. Ok? E questo è il timone, in realtà c'è anche questo piccolo secondo timone che aiuta ancora di più a girare,
E tutta questa roba qua, questa nave è una nave grossa, ma diciamo che il timone sarà alto un po' più di questa stanza, ok? E tutto il resto è nave, cioè è pochissimo, è pochissimo. Eppure alla fine va dove vuole il timone. Era l'altro, eccolo qua. Le navi non sono gli unici a avere il timone, anche gli aerei ce l'hanno, eccolo qua, sta dietro. E anche questo è facile capire le dimensioni. Per quanto sia grande, il timone è molto piccolo rispetto al resto dell'aereo, ok? Le navi e gli aerei non sono le uniche cose che hanno il timone, non sono le uniche cose che hanno il timone, ma per esempio anche i sommergibili ce l'hanno. Effettivamente il modo di muoversi dei sommergibili assomiglia molto di più a quello dell'aereo che a quello della nave, perché tutte e due, loro tre, si muovono su tre dimensioni, su, giù, destra, sinistra, invece la nave va solo a destra, sinistra, speriamo non giù, insomma, comunque in generale, ok? E questo qui è un classe alfa, bellissimo, arriva a Trigoso, vedete i piani, vedete proprio come fosse un aereo, ok? Va su, va giù, eccetera, eccetera. Non sono le uniche cose che hanno il timone, gli automobili hanno il timone, in alcune lingue lo sterzo si chiama addirittura timone, ok? Proprio letteralmente, e effettivamente il modo di andare dell'automobile è più simile a quello delle navi, in quanto vanno o a destra o a sinistra, e l'impianto più o meno, chiunque di voi abbia almeno vagamente fatto la patente dovrebbe sapere che cosa c'è dentro a questa roba, che giri lo sterzo e la macchina va di qua e di là. In realtà, diciamo, le reazioni fisiche sono molto diverse, ma sono cose noiose e non ve lo dico. Quello che vi dico invece è che quello che dipende, quello che cambia veramente il gioco del timone è la sua forma e la sua posizione. Come è fatto il timone, lo sterzo e dov'è, cambia veramente tutto il gioco, ok? Lo sapete tutti benissimo, anche se non vi ci siete mai soffermati. Per esempio, ecco perché è più facile fare le manovre in retromarcia che in avanti. Il sistema è identico, la macchina è sempre quella, lo sterzo è sempre lì, ok? Ma la sua posizione, la posizione relativa dello sterzo rispetto alla vettura, se vado indietro è da una parte, se vado avanti è di fronte, ok? Ecco perché è così importante. Ci sono di nuovo delle ragioni fisiche noiose che non vi dico, ma è così. La sua forma è molto importante, la sua posizione è molto importante, ok? E allora, ritornando a quello che aveva detto, aveva messo in luce Simone l'altra domenica, uno potrebbe chiedersi, ok, ma allora, visto che Giacomo sta parlando di me, visto che Giacomo parla della lingua e parla a me, mi dice Andre, non te la cavi Maluccio. Ma è certo che se fossi capace di controllare la lingua saresti un uomo perfetto, e non lo sei. E allora qual è la mia forma? Ho la forma giusta? Qual è la mia posizione? Sono nella posizione giusta? Visto che è così importante. Un altro versetto bellissimo, una serie di versetti bellissimi, è questa che si trova in Romani 12, che è un altro libro, sempre là, un po' verso la metà del Nuovo Testamento, un pochino più avanti, diciamo, della Bibbia, e che dice alcune cose molto belle. Vi esorto dunque, vi invito, vi incoraggio, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri cuori, i corpi, scusate, in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Qua sta parlando a una categoria abbastanza precisa, cioè sta parlando ai suoi colleghi cristiani, se vogliamo dirla così, ok? Da un certo punto di vista, e da un altro certo punto di vista parla a tutti, perché questo desiderio possono avere tutti. Di fare cosa? Di fare cosa? Di presentare i vostri corpi, cioè te, in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Sacrificio vuol dire ti rendo sacro, vivente perché sono vivo, santo perché vuol dire messo da parte, e gradito a Dio perché, diciamo, dovrei perlomeno chiedermi, ok, ma tutto questo,
è gradito a Dio o no? Perché se non me lo chiedo è solo ok, ma non serve a niente. Questo è il vostro culto spirituale, questa parola viene tradotta razionale, logico e anche spirituale, cioè è qualcosa che deve essere capito. Non conformatevi a questo mondo. Questo è uno delle linee guida principali per parlare di quella faccenda della forma del timone. Com'è la mia forma? Come dovrebbe essere? E fino a qua. Okay? Questo è il manuale tecnico che spiega come dovrei essere, e cioè la mia forma. Qua dice di come non deve essere la mia forma. La mia forma non deve essere, diceva nel versetto sotto, che adesso guardiamo di nuovo, non dovrebbe essere come tutte le altre forme. Perché se no, se fosse così, andrei dove vanno tutti gli altri, farei come fanno tutti gli altri. Per cui se mi interessa sapere la forma del mio timone, come dovrebbe essere, è così. Cominciamo a stabilire che non dovrebbe essere come quella di tutti gli altri. Ok? Ora, mi metto un attimo qua e penso a tutti gli altri e molto facilmente posso stabilire alcune, diciamo, linee guida di progetto del timone di tutti gli altri, e quelle no. Ok? Quelle no. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati, poi poco più là daremo un'occhiatina, ma questo è il concetto generale. Ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Forse voi pensavate che la prima cosa da fare fosse non fare delle cose, non fumo più, non faccio più questo, non faccio più quello, e non è così. Quello semmai viene dopo. La prima cosa che c'è da fare se uno vuole verificare la sua forma è trasformare la propria mente, cioè a cosa penso, quanto ci penso, perché ci penso, che cosa succede quando ci penso, ok? E tutto questo si fa sul divano, sulla poltrona, in ginocchio davanti a Dio, passeggiando per strada. Non ho ancora fatto niente, voi non ve ne siete ancora accorti di questa cosa, succede qua, e quello che succede qua è l'inizio del dare la forma al timone, la forma migliore, la forma più efficiente. Un'altra delle domande che mi sono fatto e che vi ho proposto poco fa non è solo la forma, ma anche la posizione. La posizione spiega come vai, faccio meglio manovra in retromarcia che in marcia avanti, ok? Tanto per dire. La posizione, sempre qua, si trova anche un indizio su quale deve essere la posizione, che è questo: presentatevi, ok? Presentatevi, lo dice qua. Ok? Non comandatevi, ma state attuando a dominare affinché conoscete per esperienza quale sia la buona. Grazie. La prossima volta vieni qua tu e vengo io lì perché lei sei meglio di me. Grazie mille della correzione. A presentare i vostri corpi, ok? Qual è la posizione, la forma e la posizione? La posizione è quello di chi presenta il proprio essere in sacrificio vivente. Presenta, lo sapete benissimo, vuol dire tante cose, vuol dire piacere, Andrea, vuol dire regalo, un presente, vuol dire adesso, vuol dire tante cose. E tutte queste cose sono scritte lì. Se mi interessa sapere qual è la mia posizione, quale dovrebbe essere la mia posizione è questa. La posizione è di chi si presenta. Piacere, lei è Dio, piacere Andrea. Ok? È la posizione di chi si presenta. Mi ti regalo. La posizione del presente, lo faccio adesso. Queste sono alcune delle posizioni che fanno funzionare bene quel sistema di cui parla Giacomo prima. Una delle cose importanti da sapere è che il timone funziona se c'è differenza di velocità tra il timone e quello che gli sta intorno. È molto banale dirlo: se io in automobile sono fermo, posso girare lo sterzo, se lo servo sterzo, posso girare lo sterzo, ma effettivamente la macchina non va da nessuna parte perché è ferma. Ok, io su una nave, su una barca, posso girare il timone, ma se sono al molo
faccio solo cia nell'acqua, in realtà non sta succedendo niente. Perché succeda qualcosa, ci deve essere differenza di velocità. La macchina si deve muovere, la nave si deve muovere, l'aereo deve volare, il sottomarino deve sottomarinare, ok? Non solo, ma più la differenza di velocità è grande, meglio funziona il sistema. È un'esperienza che facciamo tutti. Per parcheggiare devi girare lo sterzo tantissimo, se vai a 140 sfiori lo sterzo e la macchina se ne va, ok? Perché c'è tutta, anche qua, una formula noiosissima che lega il funzionamento del timone, dello sterzo, di qualunque cosa, alla differenza di velocità tra il mezzo in cui ci troviamo, nel senso della realtà, e quello che stiamo guidando. La cosa bella, che sì, la formula spiega molto bene, la cosa bella è che funziona sia in più che in meno. Vi faccio un esempio. Se io ho una nave ferma in un fiume che si sposta, la nave rispetto alla terra è ferma, va a zero. Ma non è zero la differenza di velocità tra la nave e il fiume, perché mentre la nave è ferma, il fiume scorre sotto, ok? Per cui c'è una differenza di velocità. E quindi anche se la nave non sta andando avanti, se io giro il timone, la nave manovra. La stessa cosa succede se io mettessi una macchina su un tapis roulant, su dei rulli. La macchina è ferma, posso entrare e uscire quando voglio. Ma la differenza di velocità tra la macchina e il sistema non è più zero, perché i rulli o il tapis roulant sotto simulano il movimento. E se io girassi lo sterzo, la macchina risponderebbe. E infatti, se siete mai stati a fare, spero che ci siate stati perché è un obbligo di legge, a fare la revisione in macchina, mettere la macchina sui rulli, eccetera, eccetera, per vedere come funziona, è molto difficile che ve la facciano mettere a voi la macchina sui rulli. La mettono loro. E quando la macchina è sui rulli, lo sterzo deve essere perfettamente immobile. Perché mentre i rulli girano, se giri lo sterzo, la macchina esce dall'officina, ok? Per cui è così. Perché funziona veramente bene in entrambi i sensi. E di nuovo è quello di cui sta parlando Giacomo. Com'è la differenza di velocità tra me e quello che mi sta intorno? C'è? Mi muovo a una velocità diversa dalla realtà intorno a me? Dall'ufficio in cui sono, dalla famiglia in cui sono, dagli amici che ho, o non si vede differenza? Se non c'è differenza, probabilmente, se non si vede differenza è perché differenza di velocità non c'è, e se non c'è, tutto questo sistema non può funzionare. Per quello mi sono permesso di sottolineare che non è detto che la realtà deve andare più piano di me, può darsi che vada anche più forte. L'importante è che io possa riconoscere una certa differenza, e la certa differenza applicata alle cose del cristianesimo è tipo no, quella roba lì non la faccio, no, quelle cose lì non le dico, ok? Oppure no, io faccio queste cose, no, io dico queste cose. Questo per esempio è un bel indicatore di differenza di velocità. Se adesso in qualche secondo ti viene in mente qualcosa di questo tipo, può darsi che probabilmente ci sia una differenza di velocità e quindi il tuo timone, il tuo sterzo funzioni bene. Se non te ne viene in mente, forse questa differenza tende un po' a zero e quindi il timone o lo sterzo non lavora bene. È sempre quello che dice Giacomo al capitolo 3. È così che funzionano le cose. Ed è facile rendersene conto senza voli pindarici, ma no, funziona o no? Non so se è venuto in mente qualcosa a questo riguardo oppure no. Torniamo a Romani, capitolo 12. Ho pensato anche di ridurre un po' i versetti in modo che possiamo ricordarceli. Giacomo 3, Romani 12, Giacomo 3, Romani 12. Non ho resistito a lasciare questo pezzo qua, che vederlo qua, adesso mi rendo conto che disturbo un po' perché diventa un po' troppo piccolo,
in cui si comincia anche un po' a applicare, no? Quello che fai fallo bene, fai poco ma fallo bene, aspetta, è sempre questo concetto di differenza di velocità. Quello che sottolinea qua è che tutte queste cose non solo le sappiamo, ma le sappiamo per esperienza. E per questo che ho pensato che il timone e lo sterzo fosse un bellissimo esempio, perché sono cose che sappiamo benissimo, le sappiamo per esperienza. Se guidi lo sai, se navighi lo sai, punto. Magari non si è mai soffermato sulla fisica dell'alta pressione, però come funziona lo sai. Lo conosci per esperienza, non è teorico, sai davvero come funziona. Ed è quello che Dio vuole da noi, ok? Non conformatevi a questo mondo, ma siete trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Come diceva il grande Keith Green, andare in chiesa non ti trasforma in un cristiano, tanto quanto andare in pizzeria non ti trasforma in una pizza. Diceva proprio così Keith Green, okay? E aveva assolutamente ragione, ok? Puoi abitare 70 anni in una chiesa, puoi sapere tutte le cose che ti hanno detto durante questi 70 anni, ma effettivamente, se non è una tua esperienza, non è che serva granché, ok? Ed ecco perché puoi sapere la teoria più raffinata dei vortici, dell'alta pressione, del delta V, ma poi il timone e lo sterzo ci devi mettere le mani sopra e farlo funzionare, se no non serve a niente ed è qua. Non conformatevi, controllate la vostra forma, o timoni o sterzi, controllate la vostra forma, controllate dove siete, la vostra posizione. E tutto questo ci deve servire perché conosciamo per esperienza, non la teoria, la pratica. Ho provato, raga, ho provato, funziona così. Giro a destra, va a destra, accidenti, magnifico. Prima non l'avevi detto, adesso ho capito quale sia la volontà di Dio, non la volontà di Dio. E qui se lo aggiunge, una ragione c'è, non la volontà di Dio, la volontà di Dio, ok? La volontà di Dio, quella buona, quella che ti fa bene, quella che gli è gradita, è già la seconda volta che lo ripete, uno qua e uno qua. Sapere tante cose non serve granché, quello che sto facendo è gradito? Sì? No? Me lo sono chiesto? È perfetta perché il progetto che Dio ha per me è perfetto, lui l'ha disegnato e il mio miglior bene è farlo il più possibile, è assomigliare il più possibile a questo progetto. Un'altra delle cose con cui bisogna fare pace, bisogna farsene una ragione, è che timone, sterzo, eccetera, come si dice in gergo, interrompono uno stato di quiete. Come si dice in italiano corrente, rompono le scatole, ok? Perché è così, perché la nave se ne va per i fatti suoi, finché la barca va a lasciarla andare, l'automobile e c'è quello che si mette lì e fa le curve, ok? Un'altra frase tecnica importantissima da dire a questo punto è il genovese, shusha e shurbi, non serve. Okay, non si può soffiare e succhiare insieme, non si può fare, non si può guidare qualcosa senza interrompere lo stato di quiete, è così, non c'è niente da fare, o piuttosto ti fermi, ecco. Non lo si può dimenticare, non lo si può ignorare, quando si parla agli altri è una realtà che bisogna tenere in considerazione e quando si parla con noi stessi ancora di più, ok? È sciocco, ingenuo, sbagliato, non ha senso pensare che questo sistema di cui parla la Bibbia e in generale questo sistema avvenga senza rottura dello stato di quiete. È così, ci sono dei vortici, le gomme stridono un po', quelli dietro stanno male, è così, non si può evitare. Se devi andare a Milano, fai la Serravalle, è così, se non si può stai a casa, non esiste un altro modo. Se parliamo di questo tipo di sistemi, ok? Non c'è. Bisogna farsene una ragione.
E questa è la famosa regola del disagio. La regola del disagio è quella cosa che ti fa pensare: starei meglio seduto in poltrona a guardare Netflix e mangiarmi un hamburger. Effettivamente sì. Ma invece mi fa meglio alzarmi, mettermi a dieta e andare in palestra. Sarò più a disagio in piedi, a dieta, in palestra? Sì, soprattutto all'inizio. Sì, è vero. Ma è un disagio positivo. Molte volte la nostra prima reazione invece è quello di fuggire il disagio. Dire: siccome non voglio stare scomodo, sudato, in palestra, e tanto mai a dieta, eccetera, eccetera, quindi sto a casa sul divano, eccetera, eccetera, dove sto meglio. Ed effettivamente è un po' vero, effettivamente, tranne pochi eletti a cui fa piacere istintivamente fare queste cose. Ma la regola del disagio è molto importante. Un'altra sottonorma della regola del disagio è che il disagio fa crescere. Un'altra sottonorma è che nel disagio imparo molto di più, ok? Tutti lo sappiamo, tutti annuiamo, diciamo, eh beh sì sì è vero, però poi in pratica di fronte al disagio il primo, spesso la reazione istintiva è di tirarsi indietro e di rifiutare il disagio. Il disagio in questi ambiti, non sempre, ma il disagio invece in certi casi va addirittura abbracciato, cioè mi guardo intorno e dico: qual è la direzione che mi mette più a disagio? Quella lì. Allora forse è proprio da lì che devo iniziare. È un'esperienza, non guardate me, ok, non sono certo io un esempio, ma chi vuole ottenere risultati è così. Chi di voi sta studiando lo sa, chi di voi adulto ha ripreso a studiare lo sa, chi di voi si sta comunque controllando, concentrando, mettere a fuoco, chi di voi sta cambiando la propria vita, chi di voi alcune cose che io so, sa di cosa stiamo parlando. È un ottimo disagio e va seguito, va cercato e va messo in pratica. Il timone, la regola del disagio, tutto questo sottolineo che mi allontano da qualcosa e mi avvicino a qualche cos'altro. È ovvio, giro a destra, non vado più a sinistra, giro a sinistra, vado a destra, vado in Canada, non vado in Australia, è così, ok? Tutto questo disagio serve a questo. Allora, un'altra delle domande che a questo punto ci si può fare è: ok, e allora dove vado? Da cosa mi allontano? Visto che l'hai detto, no? Facci un po' capire. La Bibbia in questo caso funziona molto come una cartina, funziona molto come un manuale tecnico, funziona molto come una cartina, ok. E in Prima Corinzi 6:9, poi Romani 12 non ci stava, per cui Giacomo 3, Romani 12 e Prima Corinzi 6:9, dice: non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Prima frase da mettere bene in chiaro: non c'è scritto cattivi, non c'è scritto, non lo so, qualunque cosa pensate ci sia scritto, c'è scritto gli ingiusti, cioè quelli che non sono giusti. E la domanda è: chi sono quelli giusti o chi sono quelli ingiusti? Qualcuno vuol tentare? Senti laggiù, senti la saggezza, la teologia che parla. Quelli giusti sono quelli giustificati, grazie ricchi, dalla morte di Gesù Cristo. Ok? Non importa quello che sono state, hanno fatto, tanto siete tutti uguali. Okay? Ma la differenza è tra quelli che sono giustificati, cioè resi giusti attraverso la morte e il sangue di Gesù Cristo sulla croce, e quelli no. Quelli no non erediteranno il regno di Dio. È così che c'è scritto, ok? Non c'è scritto un'altra cosa. E c'è scritto: non vi illudete, regola del disagio. Era più comodo, ma sì, vabbè, però poi vabbè, ma dai, ok, vabbè, sto sul divano, tanto uguale, ok? Era più comodo, ma non è corretto, non è la cosa migliore. Non vi illudete, né fornicatori, non so se devo spiegare il significato di queste parole, semmai
me lo chiedete a parte, ok? Né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né gente che offende, né gente che ruba, questi rubano di solito senza violenza, questi rubano di solito con la violenza, erediteranno il regno di Dio. Tutti questi erediteranno, lo stesso verbo di qua, tutti questi sono quelli, gli ingiusti. Ma come? Allora siamo rovinati, ok? Siamo rovinati. Per quello che è importante mettere bene in chiaro cosa vuol dire il primo versetto. E tali eravate alcuni di voi. Effettivamente sì. Effettivamente non voglio mettere in imbarazzo nessuno. E non voglio mettere in imbarazzo voi per me. Ma io leggo questa classifica, Hit Parade, e ci trovo un paio di cosettine a cui posso dire, beh sì, effettivamente, non ve lo dirò mai, però effettivamente, ok, è così. Il problema è che in questa lista ci sono delle cose che io sono ancora anche adesso. Non vi interessa sapere quali, ma ce ne sono. E forse ce ne sono in cui ci sei anche tu adesso, in cui non si può dire ero così, sono stato così, ma è finita, non lo faccio più. Devo essere sincero, qua dentro per me non è così. È la regola del disagio, è dire le cose come stanno, col sorriso, con amore, ma è così. Caro Andre, fatene una ragione. Ma, come stamattina, attenzione massima ai ma della Bibbia, ma siete stati lavati. Voi che non siete ingiusti, siete stati lavati. Siete stati santificati, siete stati, grazie ricchi, giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. È qui che le cose cambiano. Non nel fatto che tu non sia mai stato, mai stata, non sia più, non lo sia, non lo saresti, non lo saresti stata, non lo fosti stato, no, ok? Non è questo il punto. Il punto è che tu, che non sei più ingiusto e che quindi erediterai il regno di Dio, sì, ok? Ma sei stato lavato, sei stato santificato, sei stato giustificato nel nome del Signore Gesù Cristo. Non è qualcosa che fai, ma è qualcosa che sei. E anche questo, dice Giacomo 3, nella lingua, il timone, eccetera. Okay. Anche questo, e questa è l'esperienza che molti di noi hanno fatto e che tu puoi fare quando vuoi, se non l'hai ancora fatta. Non è magica, non è mistica, non è dobbiamo scuoterti i sonagli o qualunque altra cosa, ok? È semplicemente il poter dire non ho ancora capito bene tutto, anzi poco e niente, ma ho capito che c'è sì, no, bianco, nero, on, off, ok, acceso, spento, mi interessa, vorrei capirci di più, sì, capisco che Dio ha mandato Gesù a morire sulla croce anche per me, ma anche un po' vagamente, ma ho capito, sono d'accordo, e questo è l'interruttore che fa cambiare questo ma siete stati lavati, santificati, giustificati, eccetera eccetera, e questo è questo quello che siamo qui a fare, è questo che siamo qui a fare, dire questo, dire che c'è speranza, che c'è una possibilità, che non sei obbligata a vivere nel fastidio, nel panico, nella paura di cui parla Isaia, che puoi avere un rapporto con un Dio che dice ma sei un vermiciatolo, sei un poveretto, ma ti amo lo stesso, tanto a me non cambia niente che tu sia vermiciatolo o povero, non cambia niente, ti amo uguale, ti ho scelto. Ok, e detto tutto questo, il giorno che scopro
che sono fuori rotta, cosa faccio? Il trittico del problem solving è misurare, identificare, dichiarare. Prima misuri per verificare che effettivamente ci sei, e i metri di misura, ne abbiamo un po' parlato stamattina, ok? Poi identifichi, cioè capisci esattamente, ops, non sono alle Azzorre, sono alle Bahamas, accidenti, ok? Sempre bel posto è, ma è un po' distante. Ops, non sono a Alessandria, sono a Berlino, accidenti, guarda un po', vabbè, oh, tanto ormai ci sono. Dichiarare, cioè non far finta di niente, e qua un'altra regola, così da ricordarsi, bella fresca, è la regola del medico di Caputo, non è psicologia, è pop, è musica. Sergio Caputo è un grande artista italiano che fa jazz, eccetera, eccetera, e che ha delle bellissime canzoni. In una delle canzoni molto belle di Sergio Caputo c'è una frase mitica, che bisognerebbe tatuarsela qua, che è: perché non vai dal medico e che ci vado a fare? Non voglio mica smettere di bere e di fumare, ok? Ed esattamente la regola di Caputo. Cioè, cosa ci vado a fare dal medico che mi dice che devo smettere di bere e di fumare? Ma io non voglio smettere di bere e di fumare, quindi cosa ci vado a fare? È la regola del disagio o la regola di Caputo, sono molto simili, ok? C'è il momento in cui uno deve dire: allora raga, cosa facciamo qua? Se voglio stare com'ero, è inutile che mi imbrogli con l'andare dal medico, studiare il timone, eccetera, eccetera. Se invece mi interessa capire un'alternativa, sono a disposizione. Però bisogna dirselo così, ok? È così, alla fine è così. Alcuni cambiamenti sono istantanei, di solito l'identificazione lo è, cioè sono a Berlino, ci vuole un attimo, sono a Berlino, parlo tedesco, sono a Berlino, ok? Alcuni cambiamenti sono progressivi. Voglio perdere peso, la decisione è istantanea, ma il processo no. Mi voglio laureare, la decisione è istantanea, il processo no, e tante altre cose. E anche questo bisogna tenerne conto per evitare frustrazioni inutili, no? Come? Mi volevo mettere a dieta e non è ancora successo niente. Ok, ma quando l'hai deciso, no? Vedi, io non riuscirò mai a laurearmi. E come mai? Perché vedi, non ci riesco. Sì, ma quando hai iniziato? Okay? Sono cose di cui bisogna tenere conto. Il concetto, il desiderio è quello di trovare una nuova rotta che mi porta verso la salvezza in Cristo, e la laurea e il peso e quelle altre cose che abbiamo parlato, ma è ovvio che quello che ci interessa di più è questa nuova identità, questa posizione che io guadagno in Cristo. Ecco, noi, visto che siamo circondati da una grande schiera di testimoni, lasciamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo leggeri, peso leggeri, con perseveranza, disagio Caputo, la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù. Gesù qui fa due cose, sono le ultime due cose che vi dirò e poi prendiamo il pannolino insieme. Gesù fa due cose e anche questo ci incoraggia: cambiamenti istantanei, cambiamenti progressivi, ok? Gesù crea la fede e questo è praticamente istantaneo, cioè, sì, effettivamente, per quel poco, sì, ho capito, ecco, è quello, è quella cosa lì, ok? Non c'è una cosa, non c'è qualcosa di più, è quello lì. Ma anche la rende perfetta, e questo ovviamente è un processo, ok? Per cui cambiamento istantaneo e cambiamento di processo. Qui ci vuole tutta la vita e non so se mi basta, nel senso che alla fine comunque ci mancherà sempre qualche pezzettino, però intanto è una cosa che progredisce anno dopo anno. E questo, direi, è quello che volevo dirvi su Giacomo, è una parte di quello che mi sarebbe piaciuto dire su Giacomo III, ma penso che stamattina ne abbiamo già parlato abbastanza. Mi fermo qua. Se chi vuole cominciare a servire il pane e il vino lo vuole iniziare a fare, ce ne stiamo qualche secondo così in pace a ragionare
sul timone, sulla posizione, sulla forma, sulla regola del disagio, sulla regola del medico di Caputo, su Cristo che crea la fede e la rende perfetta. E poi prendiamo il pane e il vino insieme. Uno degli ultimi gesti che Gesù ha fatto quando poteva ancora fare quello che voleva è stato questo. Poi da lì in poi il destino di Gesù è stato nelle mani di altri, come stiamo esplorando in questi giorni a spasso con Gesù il mercoledì. Uno degli ultimi gesti che Gesù ha fatto quando poteva ancora fare quello che voleva è stato questo. È stato di prendere un pezzo di pane, spezzarlo, darlo in giro e dire: se vuoi prendilo. Se vuoi prendilo, è a disposizione di chiunque possa dire sì, tutto sommato, anche per quel poco che io capisco, Gesù effettivamente è morto anche per i miei peccati e il suo corpo spezzato per me mi viene ricordato da questo pezzettino di pane. Allo stesso modo, dice il pezzo del Vangelo che lo racconta, dopo aver cenato, Gesù prende un pochino di vino,
e fa lo stesso discorso. Se ti sembra che io sia morto anche per te, prendilo, è anche per te. Monica da casa chiede, ciao, chiede se cantiamo grazie per la croce e adesso ci arriviamo. Avete voglia di qualche minuto di chiacchierare un po' di timoni, sterzi, manovre retromarcia e queste cose qua? Se ne avete voglia, lo facciamo. No, non siamo obbligati a fare niente, non è che perché siamo in chiesa, ti ho visto, non è perché siamo in chiesa. Credo che riteniamo in ogni momento opportuno, ma è una responsabilità che ci porta a condurre questa nave, questa vita, in maniera rettilinea, secondo il canale che lui ci fa vedere, per evitare di andare a sbattere. E andare a sbattere non è una cosa così lontana, direi no. Perché purtroppo anche nella vita, diciamo, di un credente si può verificare lo scoglio che non hai visto quel momento. Quindi una grossa responsabilità, grossa libertà per poter continuare a mangiare. Hai ragione, grazie. Nella mia vita, oltre agli scogli che non ho visto, mi è successo anche di aver deciso che io volevo andare a New Orleans. Quindi non mi interessa. Pido e vado a New Orleans. E invece poi dopo un po' si scopre che non era il posto giusto, non era la rotta giusta, avrei dovuto andare in Canada, avrei dovuto andare... sì. Per cui c'è l'involontario e c'è anche il volontario. Certo, hai ragione, grazie. Hai fatto, diciamo, esperienza e sei anche guidato, ma poi c'è la macchia d'olio. Oh. E quindi sei bravo quanto vuoi, ma tanto comunque la macchina, la moto prende via e tu non riesci più. È molto vero, è molto vero. Un'altra delle cose, non so come dirlo, perché non mi dimentico che sono in pubblico, così istintivamente, poi se devo ritrattare ritratto, se mi fa una chiamata chiedo scusa, ma è un po' il concetto della sfortuna biblica. La sfortuna non esiste per i cristiani. Sì, perché io ho messo tutto quello che potevo, ma ti adoro, raga, ok? Ho fatto tutto quello che potevo, mi sono ammalato, cosa devo fare, ok? È vero, esiste come. La parola chiave comunque è cambiamento, cambiare rotta, usare il timone per muoversi in maniera differente, ma se non c'è cambiamento tutto il resto è vanità. È verissimo, e Gianni ha citato anche un famoso versetto più o meno in mezzo alla Bibbia, è verissimo. Se non ti rendi conto e se non
almeno desideri più o meno vagamente cambiare, non può succedere niente. Non può succedere niente. Certo. E speranza. Anche nella vita sì, decidiamo, andiamo a una ruta che è sempre quando uno, quando io non ero cristiana, andavo a una ruta, sì, no, contro la cattiveria, però pregava in una forma e poi ha deciso di cambiare forma di pregare. Certo. Andava, bellissimo. E gli dava il timone per il verso giusto. È bellissimo, è bellissimo. È la regola di Caputo. Siccome non voglio dimagrire, allora me la faccio da solo la dieta. Però di solito arriva il momento in cui devo dire, vabbè raga, ok, ok? Lidia, poi ho visto anche te, Lidia. Io volevo dire che la prima cosa che è stata detta, perché poi abbiamo detto anche altre cose, è stata quella di Salvatore, che ha parlato della scelta. Ha parlato che sempre abbiamo la scelta da fare. E dico che nella vita è proprio così. E se tu sai che tutto sommato nella parola del Signore ci sono delle regole per capire qual è la scelta giusta che ti può fare del bene per tutta la vita e al di là della vita, rimane difficile. Per cui mi sembra così bello che tu abbia preso questo soggetto e che Salvatore ancora prima abbia detto che dobbiamo anche scegliere. Dobbiamo scegliere, grazie Lidia, dobbiamo scegliere, assolutamente vero, è il modo a cui siamo anche abbastanza abituati a pensare, ed è giusto, ed è giusto, ed è giusto. La Bibbia, diciamo, è quello che, di cui ci parla Dio, ci dice anche che possiamo anche scegliere, non dobbiamo solo, ma possiamo, nel senso che non esiste una situazione in cui tu ti trovi, in cui tu ti trovi, in cui tu non possa dire, ok, scelgo di cambiare rotta. Non è ancora chiaro come, non è ancora chiaro dove, no, niente di tutto questo è chiaro, ok? Vedremo. Cioè, obiettivamente, ormai sei quasi a Buenos Aires, sarà difficile che in un lampo tu ti trovi a Città del Capo. Magari dovrai accontentarti, magari dovrai fare delle scelte mezzo e mezzo, ora vediamo. Vedremo. Ma in qualunque caso, in qualunque momento della tua vita, dovunque tu sia, qualunque cosa tu abbia fatto, puoi scegliere, ed è esattamente quello che ci dice Dio da tante parti nella sua parola. Enzo. Tempo fa un tizio a cui avevo parlato di Gesù e della necessità del ravvedimento per perdono dei peccati mi ha risposto semplicemente: voi dite che il Signore è buono e misericordioso, e allora alla fine per la sua misericordia perdonerà tutti senza bisogno di altro. Sì, 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 è chiaro che si sente dire molto spesso, è vero. Ma bisogna cambiare. Personalmente. Cambiare rotta. Personalmente non entro, diciamo, in polemica, un braccio di ferro. Capisco, cioè, nel senso, capisco quello che dico, queste persone dicono, lo capisco. In realtà non è così, ma non è così solo nella Bibbia. Perché nella Bibbia è un po' distante, il giorno del giudizio, molto quando saremo lì vedremo, ecco. Ma in realtà non è così da nessuna parte, nella nostra vita non è così, nella nostra vita c'è necessità di decidere, scegliere, fare, organizzare, e la stessa cosa uguale, identica, sicuro un piano diverso, è il progetto di Dio, il progetto di Dio è uguale in tutto, nella musica, nella fisica, nella teologia, nella psicologia, sempre quello è, e puoi trovare dei punti in comune come questo da tutte le parti, quindi la risposta è no, no, ma non lo è neanche da nessun'altra parte della tua vita, ok? Un punto molto interessante, col panoramico spero che abbiate sentito, ma semmai lo riprendo, è quello del ravvedimento, è una parola un po' tecnica che Enzo ha usato, e che praticamente ravvedersi vuol dire prima guardavo in quella direzione,
adesso guardo in quella direzione, ok? Cioè, cambio punto di vista. Effettivamente, se non è così, è difficile cambiare, ok? È molto difficile cambiare. Ricky. Visto che abbiamo parlato di scelte, di rotte, c'è chi deve ancora fare la scelta di seguire una determinata ruta, ma c'è chi ha già scelto la ruta e abbiamo detto che tante volte invece sono le macchie d'olio, oppure sono le correnti che la ruota si sposta. E allora, visto che siamo in una città di mare, c'è una lanterna, c'è un faro, mi piace ricordare, io sono la via, la verità, la vita. È il nostro faro, quello che ci deve guidare, la nostra luce anche nella notte più buia, dobbiamo vederla proprio perché è quella la direzione, è quella la nostra rotta. Grazie mille. Colgo l'occasione per ricordarvi che il faro non fa luce per sé, ma fa luce per quelli fuori che devono vedere lì. Il faro non indica se stesso, indica il posto in cui andare. Ed è esattamente quello che stiamo qui a fare, se no non saremo assolutamente utili a qualcosa. Diceva, siamo anche una testimonianza per gli altri, se non vogliamo. Non ho capito? Dico, se non riusciamo a cambiare roba, gli altri cosa vedono in noi, anche chi ci circonda? Ma probabilmente... A me mi hanno detto, voi siete ancora cristiani, non ho fatto qualcosa che magari... Ah, certo. Quindi, oltre che per noi. Sicuramente. Anche chi ci circonda in casa, soprattutto per primi. Soprattutto non c'è giudici come... Certo, è gente che ci conosce molto meglio. Certo, in certi casi non cambiare rotta nessuno se ne accorge perché non è successo niente. Anzi, il fatto che nessuno ti dica mai niente, probabilmente dici ma no, com'è sta rotta? Comunque mi è piaciuto molto, quello che hai detto. Meno male. Si fa presto. Farò richiesta per un aumento di stipendio. Grazie. Non vediamo. Grazie. No, ma volevo dire che siamo anche responsabili. Io con Alessandra che c'è un caso ti puoi immaginare. Certo, per quello che l'esempio di Giacomo è così calzante. Perché non è che uno non se ne accorge se stai andando in Australia o in Canada. Sì. Ok? E se tutti vanno in Australia e tu a un certo punto dici no raga, per me no, tutta questa serie di ragioni e cominci a cambiare. È difficile che la gente non se ne accorga. Tre, due, uno. Può essere che Lino che conclude questo messaggio? E che si incastra perfettamente con anche il versetto di Corinzi, è il 248, che vi invito a cantare tutti in piedi, proprio per darci anche poi il saluto della domenica, previo annunci però. Yeah.
perso, ma lo ritroveremo. Gli annunci fanno parte del culto, quindi come sempre vi chiedo di pazientare. Lunedì, dalle 8 alle 9, lo diciamo tutte le domeniche, perché tutte le domeniche vogliamo dirlo, perché avvisiamo voi, eccetera, che c'è questo, diciamo, servizio della Chiesa a cui teniamo molto e a cui dedichiamo del tempo. Dalle 8 alle 9, chat di preghiera su WhatsApp. A spasso con Gesù è un altro impegno a cui teniamo molto, a cui ci dedichiamo molto, che vede presenti molti di voi, sia in diretta su Zoom che poi in differito quando vi pare. Lo so, ho la tosse. su Facebook e grazie, ma basta. Pian piano il 21 febbraio, che è un altro mese, perché di 28 ce n'è uno, no. Comunque 21 di febbraio è il compleanno di Carelis Bermeo e il 24 febbraio è il compleanno di Umberto Lupis, e prima di applaudire entrambi vi farò notare che la cifra degli anni non è uguale per tutti e due. Non c'è altro? Basta? Grazie mille, buona domenica. Grazie.